siete sempre gli ultimi, eh? E il capitan Mirko? Sarà qui a momenti. Portate la roba di sotto e tornate sul ponte alla svelta. Ehi, Gigo, non senti odore di bruciato? Io no. Stupido, guarda quegli sbirri sul molo. Si vede che hai la coscienza sporca. A me degli sbirri, ti assicuro che... Svegliati, amico, non sognare a occhi aperti. Che cosa? Non mi piace la maniera con cui guardi Sandra, te l'ho già detto altre volte. Non farti illusioni. Se un giorno la figlia di Mirko poserà gli occhi su un uomo, quel tale sarò io. E perché proprio tu? Ma guardati in uno specchio. Ti sembra possibile che Sandra possa innamorarsi di uno col muso di faina? A proposito di muso, se te lo spaccassi! Ma provaci! Ehi, voi! Zanco, Gico! Siamo alle solite, eh? Prepariamoci a partire. Subito, capitano. Salpate l'ancora! Mollate le cime! Salpiamo per la solita direzione? Senti, figlia, ho pensato che non sarebbe male se andassi a stare un po' con tua zia. Come? Vuoi lasciarmi a terra? Non voglio, devo. Sono stufo di sentirmi dire che non ho saputo allevarti. E poi non mi piace più vederti fra la ciurma vestita come un maschiato. Ma sei sempre stato così. Sei tu che mi hai insegnato a governare il battello, ad arrampicarmi sulle sartie, a tenere una spada in mano. Perché sono un vecchio matto, ecco. Ma tua zia mi ha aperto gli occhi. Ah, è stata lei. Me lo dovevo immaginare. Guarda, Sandra, guarda cosa ti ho portato. Ti piace? E io... E io dovrei mettermi questa cosa addosso? Ma tua zia ha detto che è tanto bello. Ma il diavolo, quella vecchia strega! Calma, calma, sta calma. Via questo straccio! Cosa volete? Chi è il capitano di questa nave? Sono io. Che merci hai a bordo? Palle di lana grezza, vado a rivenderle a Venezia. Bene, dobbiamo confiscare un terzo del carico. Come? Ordine del duca. Ma non potete, volete rovinarci? Procedete. Questo è un sopruso, una buona di potere. Vada quel che dici, capitano. Via, levati di mezzo. Levati di mezzo. Svelti, gardieri a posto. Forza, Sandra, brava. Che è successo su quella nave? La pagheranno cara. Allora, perché non mi riporti a terra? Non mi volevi lasciare dalla zia? È grave quello che abbiamo fatto. Sì. Poteva andare peggio. La tirannia del duca era diventata insopportabile e una volta o l'altra avremmo subito un danno ancora peggiore. Quindi, meglio così. Addio, Doruzza. Credo che non ci rivedremo per molto tempo. Fermatevi! Fermatevi, vi supplico! Come farò a sfamare le mie creature? Anche tu devi pagare la gabella come gli altri. Non mi rovinate, eccellenza. Io eseguo gli ordini del duca. Eccellenza, vieni. Guardie, allontanate vieni. Questa donna. Ridatemi il mio grano. Affamatore. Aiuto, aiuto. Mio mazzo. Fermi, disperdete questa marmaglia. Avanti. Guardie, aiuto. Arrestatele. Lasciatemi. Affamatori. Che c'è, Capitan Ricco? Cosa ha fatto questa gente? Si rifiutavano di pagare tributi, signor Duca. Ho arrestato i più riottosi. Hanno tentato di uccidermi. Grazie, signor Duca. Fate grazie a mia nipote. Capitano, gettate questa gente nelle segrete, che serva di esempio.
Gli uomini andranno a lavorare nelle miniere. Alle donne penserò poi. Avanti! Meritano una severa punizione. Molto belle quelle due. Serviranno a completare il carico. Sei imprudente, Isabella. Non è questo il luogo per parlare di certe cose. Andiamo. Se riusciamo a doppiare il promontorio siamo salvi. La loro nave non potrà seguirci sulle scogliere. Chico! Chi ha la ciurma di tenersi pronta? Dirigiamo sulle secche. Sì. Stanno accostando alle scogliere, capitano. Sì, ma non riusciranno a sfuggirmi. Hanno intuito il nostro proposito. Va di sotto, figliola, fra poco qui farà caldo. No, resto con te. Centrato il timone! Zanco! Non possiamo manovrare! Tra poco ci saranno addosso! Andate a prendere le armi! Prenderemo cara la pelle! Fuoco! A bordo. Il duca Zulian sarà lieto di conoscervi e di impiccarvi. Portate lei nella mia cabina. Tu giù, nella stiva. Nostromo, prendi a rimorchio la nave. Sì, capitano. Voi venite con me. Torniamo a bordo. Troppo tardi. Allontaniamoci. Liberi potremo far qualcosa per salvarli. Aspettate fuori voi. Conosci la sorte che il duca riserva ai ribelli? Me l'hai già detto, sarò impiccata. Sei coraggiosa e bella. E io ho un debole per le donne del tuo stampo. Il duca non può rifiutarmi nulla. E io potrei chiedergli la tua grazia. A quale prezzo? Vedo che hai capito. Bevi. Ti rimetterai in forze. Noi siamo fatti per intenderci. Maledetta, me la pagherai! Guardie! Gettate questa donna nella stiva! Glielo dico io a questo porco. Apri, Aguzzino! Vogliamo acqua! T'ho detto di portarci dell'acqua! Apri, che l'inferno ti inghiotta! Smetti ad abbaiare! Porco! Ora ti frusto a sangue! T'aspetta una sorte peggiore della corda. Ti assicuro che ti pentirai di essere nata. Un giorno ti ucciderò, Yusuf. Entra. Tu no. Che ci faresti, vecchio, in mezzo a queste giovani pollastre?
Portatelo via. Sandra! Via! Ma voi, com'è che vi trovate qui? Quando vi hanno arrestato? L'altro giorno confiscavano il grano e allora... C'è stato un po' di tafferuglio. Abbiamo insultato le guardie ed eccoci qui. Ma tu piuttosto, e Capitan Mirko. Venite, vi racconterò. Yusuf, è opportuno che ti prepari a salpare presto con il tuo prezioso carico. Non vorrei che i nostri amici di Levante rifornissero altrove i loro harem. Sarebbe un vero peccato. Questa merce rende meglio delle nostre miniere d'argento. Vostra grazia non abbia timori. Ahmed Pasha e gli altri apprezzano le belle donne. E conosco qualcuno che darà volentieri una collana di rubini per quella Sandra. Questi sono i vantaggi della clemenza, mia cara Isabella. Rinunciando a mettere una corda al collo di quella ribelle, potrei adornare il tuo con un monile di gran pregio. Vi ringrazio fin d'ora del magnifico dono. Torna pure a bordo. Penso che potrai partire fra un paio di giorni. Signor Duca, speriamo che non ci siano altri atti di ribellione. Il popolo si agita un po' troppo. Non credete che sarebbe opportuno dare un esempio? Capitan Mirko la pagherà cara. Penzolerà dalla forca tra non molto. E perché non subito? Il conte di Santa Croce sarà qui presto. Non vorrei che non approvasse la nostra giustizia. Hai ragione. Farò erigere la forca entro domattina. L'esecuzione sarà un monito per la plebaglia. Cesare di Santa Croce, che tipo è? È piuttosto spregiudicato, dicono. Ma è il nipote del doge di Venezia e un'alleanza con la Repubblica Serenissima accrescerebbe il nostro prestigio. Un ottimo marito per la ragion di Stato. Ma speriamo che sia anche piacente. Oi, 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 povero me! Che hai da lamentarti tanto? Con tutto rispetto, mio signore, credo sia stata un'idea piuttosto balzana un così lungo giro via terra per arrivare sin qui. Ne valeva la pena, Anselmo. Ora sappiamo che il Ducato di Doruzza ha valli ubertose e superbe foreste. Oi, oi, sono tutta una piaga dopo tanti giorni di sella. Roba da poco. Qualche bagnatura d'acqua salata e mezza giornata di esposizione al sole ti saneranno. Il guaio è che dove ho le piaghe il sole non ci batte mai. Va bene, riposiamoci e facciamo abbeverare i cavalli. Grazie. Non te ne andare. Sei molto graziosa. Anselmo? Comandate. Mio povero Anselmo, sei stanco. Perché non ti cerchi un posticino per riposare? Sto benissimo, mio signore. Poi la nostra meta non deve essere lontana. Dimmi, come ti chiami? Irina. Bel nome, dimmi, Irina. C'è ancora molto per il castello del Duca Zulian? Ma chi li ha presi? Forse stiamo perdendo il nostro fascino, mio signore. Ehi, buon uomo! Eccellenza? Vuoi guadagnare mezzo ducato? Volentieri. Quanto dista il castello di Doruzza? Un paio di leghe in quella direzione. Senti, vorrei sapere qualcosa sul Duca Zulia. Ah, io non so niente. Io non ho detto niente. Io non so niente. Non so niente. Strano, il nome del Duca Zulian spaventa la gente più di un serpente. Comincia ad essermi antipatico prima ancora di conoscerlo. Signor Conte, sono anni che passiamo da un'avventura all'altra. Abbiamo dilapidato tutte le nostre sostanze. Le mie, vorrei dire. Ma come? Ora ci capita l'occasione di sposare una duchessina. Ma ci possiamo sistemare definitivamente, signor Conte. Smettila di fare la predica. Mio signore, promettete di non rovinare il nostro avvenire. Promettete di non correre dietro a sottane che non siano quelle della duchessina Isabella. Promettete. Rimontiamo a cavallo. Padre mio! Sandra, prima che io muoia... Sappi che... Capitano, procedete! Vigliacco assassino! Dopo l'esecuzione fate frustare quella donna! Maledetto! Maledetti! Lasciatemi! 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 No! Oh!
Sandra, figlia mia! No! No! No, no, no! Forse il conte di Santa Croce. Fermatevi! Fermatevi! Come avete osato? Chi siete? Cesare di Santa Croce. Ah, non vi attendevamo che fra un paio di giorni, conte. Evidentemente vi devo una spiegazione. E anche a voi, duchessa. Ho anticipato il mio viaggio per il desiderio di conoscervi. La fama della vostra bellezza è inferiore alla realtà. Duca, perdonate la mia impulsività, ma quella corda tesa era un bersaglio troppo allettante per un tiratore. Avete mira precisa e polso fermo. Ora, se non vi dispiace, riprenderemo la cerimonia al punto in cui l'avete interrotta. Suppongo che quell'uomo abbia commesso un grave delitto. Si è ribellato alle mie guardie ed ha sfidato la mia autorità. Vedo che c'è anche una giovane in attesa di punizione. È la figlia del condannato. Capisco. Sapete, noi veneziani siamo superstiziosi e un'esecuzione non mi sembra di buon auspicio a questo nostro primo incontro. Sono d'accordo con il conte di Santa Croce. Un atto di clemenza è il miglior benvenuto che possiamo dargli. E sta bene. Capitan Rico. Signor Duca. Capitano, fate ricondurre il condannato in cella. Gli faccio grazia della vita. Sconterà la sua pena lavorando nelle miniere. Andate. Credo sia opportuno togliere quella giovane dalla sua incomoda posizione. Non credete? Vogliate scusarmi. Lasciatelo fare, padre. Il suo cavalleresco intervento non modificherà la sorte di quei due. Che intendi dire? Al condannato può capitare una disgrazia sulla strada della miniera. Non dimenticherò mai che vi devo la vita di mio padre. Prego, accomodatevi e siate il benvenuto al castello di Doruzza. Vi rendete conto, mio signore, che avete rischiato di mandare all'aria il nostro ricco matrimonio? Dammi gli anelli. Eccoli. Cosa vi è saltato in mente di interrompere l'esecuzione? Bel colpo, eh? Vieni a mettermi le scarpe. È come se non bastasse, siete andata ad asciugare le lacrime di quella ragazza. Bella donna, bellissima. Molto più attraente della duchessina Isabella. Signor conte, scendete dalle nuvole e lasciate perdere i confronti. Qui ci stiamo giocando un ducato, vi scongiuro. Ragionate con la testa e non con il cuore una volta tanto e ascoltate le parole di un vostro devoto scudiero che si è messo in ginocchio dinanzi a voi. Gaglioffo. Ahimè, sento che me ne combinerete ancora delle belle. Ti ho mai messo nei guai? Altro che. Che volete fare? Ordine del duca. Ma non eravate... Non potevate presentarvi a noi in maniera più brillante, conte. Una donna sa apprezzare certi impulsi cavallereschi. Grazie. Mi togliete un gran peso dal cuore. Simpatico giovane il conte. E a quella ragazza quale sorte riserverete? Lavorerà per un po' nelle miniere. Conte,
Non vi sarete fatto prendere dalla sua bellezza, spero. E perché dovrei guardare una lucciola se posso ammirare una stella? Alla nostra amicizia. A qualche cosa di più. Nobili cavalieri e belle dame, domani mattina avrà luogo una partita di caccia al cinghiale in onore del nostro illustre ospite, il Conte di Santa Croce. Siete tutti invitati. Gli assalitori erano più di 20! E facevano tanta ressa che io e il Conte di Santa Croce, addossati di un muro, ne infilzavamo almeno un paio ad ogni colpo di spada. Come? Due per volta? Perché non ci credi? Sicuro che ci credo. Ma poi che è successo? Ah, eravamo ormai allo stremo delle nostre forze quando alle mie spalle si spalanca una porta. Ci precipitiamo dentro e la sbarriamo. Ed ecco che voltandoci ci troviamo di fronte a due magnifiche dame. Erano appunto le misteriose donne invaghitesi di me e del mio signore. E poi? E poi? E poi? Quel che accadde dopo non è cosa da raccontarsi a delle ragazze. Vuoi sapere come andò a finire la storia? Oh! Questa sì che è vita! Che volete a quest'ora? Apri, Luca, sono io, Mirko. Tu? Abbiamo assistito di nascosto all'imbarco di Sandra e delle altre sulla Isabella. Ne sei certo? Come sono certo di vedere voi, capitano. C'era anche Jana, la nipote del taverniere. Dove le condurranno? Che ne sarà di loro? Se potessimo salire a bordo. Ve l'ho detto, Zanco e io ci siamo fatti ingaggiare. È stato un colpo di fortuna. Eravamo sul nuovo... Lascia stare i particolari. Di sotto c'è il cuoco della nave, ce lo siamo fatto amico. Io ho un certo progetto. Ecco il ducato di Doruzza. Un piccolo e pacifico territorio tra il dilagante impero ottomano e la potenza marinara della Grande Repubblica di Venezia. Come vedete, caro Conte, la situazione non è rosea. Nella deprecabile ipotesi di una guerra tra così potenti antagonisti, il mio ducato verrebbe immediatamente inghiottito. Potreste porvi sotto la protezione della Serenissima, cominciando con lo stipulare un trattato di commercio. Io aspiro a qualche cosa di meglio. Penso a un'alleanza vera e propria, suggellata da un vincolo di sangue. Alludete a un eventuale matrimonio fra me e vostra figlia? Amico mio, siete sempre così sconcertante nell'arrivare al nocciolo delle questioni. E perché tergiversare, Duca? Quando il comune amico Danin mi recapitò il vostro invito, accennò ai motivi che lo avevano determinato. Bene, preferisco trattare l'argomento con franchezza. Io conosco il vostro passato avventuroso. Veramente, Duca? No, non mi interrompete, vi prego. Dei trascorsi mi curo poco. Per il presente due cose mi interessa sapere. I reali sentimenti che nutrite per Isabella e la vostra consistenza patrimoniale. Per quanto riguarda vostra figlia, vi lascio immaginare quali possano essere i miei sentimenti. Circa il mio patrimonio... Volete dire le proprietà terriere, i fabbricati e il resto? Naturalmente. Ecco, per essere preciso, io dovrei prima calcolare... Ah, siete qui? Finalmente vi trovo. Vi ho cercato dappertutto, Cesare. Questo mi lusinga. Padre, permettetemi di sottrarvi il Conte di Santa Croce. Io e altre dame lo vorremmo come giudice in una questione di cuore. Andate, andate pure. Riprenderemo il nostro discorso un'altra volta. Duca. Sei in gamba, cuoco. Più di quell'ubriacone che ha disertato. Come ti chiami? Danilo. È la prima volta che imbarchi con me? Sì, signore. Eppure devo averti già visto. Forse in qualche porto. Sono molti anni che navigo, signore. Ehi, Nostromo. Comandate, capitano. Senti,
calati nella stiva e porta in coperta una di quelle belle ragazze. Le faremo fare un buon pranzetto. Oh, mi raccomando, scegliela bene in carne. Voglio che i miei uomini abbiano di che riempirsi gli occhi. Sì, signore. E tu, cuoco? Sì, signore. Porta vino per tutti. Bene. Ho saputo che ci vendono ai turchi. Io mi uccido piuttosto. Non è detta l'ultima parola. Mio padre è a bordo. Ho avuto un biglietto da lui. E Zanko e Gico fanno parte dell'equipaggio. E questo come l'hai avuto? Era qui. Siete certi che l'equipaggio sarà con noi? Sicurissimi. Il malcontento serpeggia e se non ci fossero i mercenari, i marinai si sarebbero già ammutinati. I mercenari li sistemo io. Questo vino drogato li metterà fuori combattimento. Io darò da bere vino schietto ai marinai. Per chi è? Per Yusuf. Starà ancora russando quando lo daremo in pasta ai pesci. Tenetevi pronto a saltare sul ponte appena sentirete gridare. Adesso tornate a nascondervi. Vieni. Ascoltate, donna. C'è da fare un buon pasto in coperta per una di voi. Io! Un momento. Un momento. Voglio una che sia disposta a fare baldoria con l'equipaggio, eh? Che c'è? Avete inghiottito la lingua? E allora? Devo sceglierla io, questa volontaria? Marinaio, vengo io. Fate largo, mammolette. A me gli uomini non hanno mai fatto paura. Questo sì che è parlare. Vieni, belletta. Sei proprio il tipo di donna che ci vuole. Vieni avanti. Che hai? Eh? Hai paura, forse? Guarda, guarda quanta buona roba da mangiare. Ehi, che gli prende a quello? Non ha mai visto una bella donna. Guarda. Tu, sali. Tu, portale del vino. E che beva alla mia salute. Non bene, e sta pronta. Vieni avanti, su, decidi. Un gradino alla volta e ad ogni passo un po' di stoffa di meno. Bevete, capitano. Brava! Così! È bella! Avanti, continua! Vuoi mangiare o no? Vittoria completa!
La nave è nostra. Dove dirigiamo? Potremmo sbarcare in qualche porto della costa o rifugiarci a Venezia. No, per essere dei perseguitati, dei reietti, mai. Facciamo rotta per l'isola dei pirati. All'isola dei pirati! È delizioso ascoltare le vostre storie, anche se sorge il dubbio che siano inventate. Che c'è, Rito? Una brutta notizia, signor Duca. Vengo in questo momento dal porto. Ebbene? Dei pescatori hanno raccolto in mare i cadaveri di Yusuf e di alcuni armati. Un naufragio? Sono stati uccisi. Elisabella? Nessuna traccia. Scomparsa. Maledizione! Se questa è opera dell'albanese, lo farò squartare sulla piazza! Calmatevi, padre. Chi è costui? Un pirata, ma finora non aveva mai attaccato le mie navi. Su, bella, dammi un bacio. Caffa, stupido bestione. Ma io ho un mezzo per sbollire i tuoi ardori. Per questo mi piaci, sei una vera femmina. Dunque, albanese, sei d'accordo con noi? Tu che cosa? Ma te l'ho detto, unendo l'Isabella al tuo naviglio possiamo dare scacco alla flotta del duca e sollevare il popolo. Ah, no, niente da fare, Capitan Mirko. Sai perché vivo bene su quest'isola? Perché non attacco le navi del ducato e loro non attaccano me. È una specie di tacita intesa. Ma non ti importa della gente che soffre? Non hai sete di giustizia? Oh, la giustizia. No, questa parola l'ho già sentita, ma non mi dice nulla. Che si arrangi da solo il popolo di Doruzza, come mi arrangio io. Non puoi continuare a dettar legge, albanese. La nostra nave è meglio armata e più veloce. Questo ci dà il diritto di decidere. Se tu fossi un uomo, ti sfiderei a sostenere questo diritto con la punta della spada. Una spada non ha sesso. Venite, gente! Venite qua! C'è da farsi quattro risate! Se le fa un graffio l'ammazzo! Tocca a me! E chi lo dice? Sarebbe un delitto sporchiare questo tuo bel corpo. Ma ti darò una lezione. Provaci. Riprendi la tua spada se vuoi continuare. Ah, ne ho abbastanza. Sei stata brava. Ma io avevo dimenticato che le donne ne sanno una più del diavolo. Di quel colpo me lo insegni, poi, ah, vero? Ah, dipende da te. D'accordo, Sandra, farò come vuoi. Bene. Bravo, Sandra. E tu, Iana, mi consolerai della sconfitta? Carne da pescicani, avanzi di galera, rifiuti di tutti i mari. Da oggi l'isola dei pirati ha la sua regina. Evviva! 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 Thank you.
voglio giustificazioni, ma fatti. Se i miei capitani si fanno battere da quella dannata Venere dei pirati, come la chiamano, che ne sarà del Ducato? Le nostre navi non sono in grado di competere con i cannoni della loro nave ammiraglia. Lo so bene, per tutti i diavoli. L'Isabella era l'orgoglio della mia flotta. Ma d'ora in poi non navigherete più isolati. E ciascun capitano vi risponderà con la propria testa della sua nave. Andate! Ma signor Duca... Via! Uscite! Ve ne prego, padre. Calmatevi. Scusami, Isabella, se ho turbato il tuo giorno più felice. Ma non ho potuto trattenermi. Potessi almeno sapere chi è la donna che li guida. Io ho una mia idea, padre. Spiegati meglio. Rammentate quella Sandra, la figlia di quel ribelle che dovevamo impiccare. Era a bordo dell'Isabella. C'erano 30 donne sulla nave. Perché proprio quello? Non so. Presentimento. Intuito femminile. Chiamatelo come volete. Signor Conte, da un po' di tempo mi date un sacco di preoccupazioni. Sì. Dovete smetterla di pensare a quella donna. Oggi è giorno di festa. Stasera ci sarà l'annuncio ufficiale del fidanzamento. Abbiamo l'avvenire assicurato. Bell'avvenire. Conosci la leggenda di Esaù che vende la primogenitura per un piatto di lenticchie? Ma qui non si tratta affatto di lenticchie. È vero. C'è anche il tradimento dei miei principi e dei miei sentimenti. Storie, sentimentalismi. Siamo venuti qui con uno scopo preciso. Stiamo per raggiungerlo. Dovremmo esultare. Invece... Miei nobili amici ed amiche, ho l'onore di annunciarvi il fidanzamento di mia figlia Isabella con il conte di Santa Croce. Che lieta sorpresa, mia cara. A quando le nozze, Duca? Al più presto. Non appena avremo liberato il paese dall'onta di quella piratessa e dei suoi pendagli da forca. È ora di finirla. Non più tardi di una settimana fa, una grossa partita di merce che spedivo in Levante è caduta nelle loro mani. I nostri traffici sono paralizzati. Un mio parente che si recava a Venezia è rimasto vittima di un arrembaggio. Calma, signori, calma. Ho dato ordini affinché le nostre navi viaggino in gruppo. Che avete, Cesare? Io? Nulla, mi diverto ad ascoltare. A nome di tutti i capitani del nostro ducato vi posso assicurare che la cattura della Venere dei pirati è questione di giorni. O di mesi o di anni. Che intendete dire, signor Conte? Dico che deve trattarsi di una nave fantasma se la donna che la comanda riesce a tenere in scacco tanti valorosi capitani. Signor Duca, io protesto a nome di tutti i nostri marinai. Calmatevi, capitano. Al Conte piacciono i motti di spirito. No, no, il capitano ha diritto di protestare e io di chiarire meglio il mio pensiero. Non era mia intenzione offendere nessuno, Capitan Rico. Ma sostengo che dove la forza fallisce, l'astuzia può trionfare. La vostra tesi è interessante in linea di massima. Ma come applicarla in questo caso? Io avrei un mio piano. Ma la sua attuazione richiede audacia, astuzia e prontezza. Tre doti che difficilmente si sommano in una persona sola. A meno che egli non si chiami Cesare di Santa Croce. Illustrateci dunque il vostro piano, Conte. Io? Forse il Conte di Santa Croce preferirebbe attuarlo di persona. Tacete una buona volta, Rico! Accetto la vostra sfida, capitano. Questo è parlare da uomo. Ma cosa vorrà fare? State scherzando? Non dubito del vostro coraggio, Conte. Ma non posso mettere a repentaglio la vostra vita né rischiare le mie navi in questo momento. Agirò da solo. Non chiedo che 10 giorni di tempo e piena libertà di azione. La cattura della Venere dei pirati sarà il mio dono di nozze. Vogliate scusarmi, signori? Adoro gli uomini coraggiosi. La scommessa è interessante. È un millantatore. Non credo, non credo. Isabella. Davvero straordinario. Rischia troppo ad agire da solo. No. Voi credete che riuscirà? Cesare, ritornate sulla vostra decisione, ve ne supplico. Non posso. Fatelo per me.
Ho il presentimento che questa pazzesca impresa ci porterà sfortuna. Mia cara, non potete chiedere che io rinneghi la mia parola di gentiluomo. Devi restartene al castello. Qui moriamo affogati. Cocciutissimo uomo. Povero me, questa volta ci lascio le penne. Qui giace uno scudiero da vivo, ardito e fiero, nato a Porto Vanessa e morto per una scommessa. Come epitaffio non c'è male, ma la mia non è stata una stupida bravata. Ho promesso un dono di nozze che saprò far valere quando il duca saprà che non possiedo nulla. A parte il fatto che non so come faremo a cavarcela, sono 3 giorni che andiamo alla ricerca di venerie di pirati e non se ne vede nemmeno... L'isola dei pirati non è lontana. E di pirati... Sto male. Forza, forza. Do una mano, do una mano. Un legno con le vele! Speriamo che siano veri pirati. Con la fortuna che abbiamo potrebbero essere onesti navigatori. Così, resomi conto della perfidia del duca e del suo evidente proposito di tramare con l'impero ottomano ai danni di Venezia, fuggii per avvertire il doge. Purtroppo, la nostra nave naufragò. Andavamo alla deriva, senza più speranza, quando vi incontrammo. Come avete fatto voi a fuggire dalle miniere? Ah, non ci siamo mai stati. Il duca ci ingannò fingendo di concedere la grazia a mio padre, ma invece ordinò ai suoi sgherri di ucciderlo. In quanto a me, ero destinata con altre sventurate ad essere venduta come schiava nei mercati del Levante. Ma il duca la sta pagando cara. Ogni sua nave viene attaccata e la nostra bandiera lo fa tremare. Il conte di Santa Croce ha bisogno di riposo. Venite. Sì, sono stanco. Anche tu sei a pezzi, amico. Ti daremo una buona cucetta e domani sarai più in gamba di prima, Ne dubito, ma grazie lo stesso. Mi dispiace che vi priviate della vostra cabina. È il minimo che possa fare per voi. Mio padre e io vi dobbiamo molto. Ormai siamo pari. Ci sono debiti che non si possono estinguere. Sandra in abiti femminili. Non stiamo mica sognando. Che diavolo succede? Che si sia decisa per uno di noi. Non puoi negare l'evidenza. Il duca e sua figlia sono malvagi, spietati. Va bene, va bene. Anche a me ne hanno raccontate delle belle. E con ciò? Vogliamo rinunciare al nostro matrimonio? Al benessere? All'agiatezza? Non pensi che al tuo sporco tornaconto? Dovrei prenderti a calci. Accidenti a me, me lo merito proprio. Ma come? Potrei avere un pezzo di terra, una moglie, una casa, invece eccomi qui in mezzo ai pirati. Con la prospettiva che se non mi tirano il collo loro, me lo tira dopo il duca Zulian. Bene, signor conte, parliamoci da pari a pari una volta tanto. E va bene. Io sarò un cinico, ma voi siete stracotto per quella piratessa. No, niente scuse. Volete sapere la novità? Mi licenzio. Come? Ora volete prendermi dalla parte del cuore? Rievocare gli anni trascorsi assieme? No, niente da fare, mi licenzio. Torno al castello e sposo la cuoca. Per servirvi, signor conte, per servirvi. Ancora in piedi a quest'ora? Vengo spesso qui la notte. Tra cielo e mare ho la sensazione di essere in pace col mondo e con me stessa. Che cosa vi turba? L'ingrata sorte della mia gente, che vorrei libera e felice. La malvagità di chi si serve del potere per opprimere. Questo mio strano destino. Un destino non comune.
come non sono comuni in voi coraggio e bellezza. Quando giungeste al castello, appena in tempo per salvare mio padre, ero disperata, io... Siete buono, generoso. Forse non sono come mi immaginate. Non saprei vedervi altrimenti. È sempre così che ho pensato a voi. Lo so. Era sotto il cuscino della vostra cuccetta. Che fate voi qui? Andate a dormire. Sapessi quanto ho desiderato questo momento. All'alba saremo sulla costa italiana e potrete sbarcare, signor Conte. No, Mirko, ritorno a Doruzza. Ma se il duca vi riavrà nelle sue mani? Non mi farà nulla. Vi ho ingannato. Sono ricorso a uno stratagemma per farmi raccogliere dalla vostra nave. Volevo catturare da solo la Venere dei Pirati. Come hai potuto? E io... Ignoravo che fossi tu. Non sapevo delle infamie commesse da Julian prima che me ne parlaste. Ora so che lottate per una giusta causa. Sarò al vostro fianco e vi aiuterò. Timoniere, tutta la barra dritta! Conosce questa grotta. Lassù abbiamo scavato una galleria che finisce nei pressi del castello. Venite. Allora siamo d'accordo, Mirko. Domani a 2 ore di notte ti aspetterò qui. Avrò studiato la situazione al castello e saremo in grado di fare i nostri piani. Signor Conte, vorrei parlarvi da solo a solo. Vai avanti. Là c'è la galleria. Dunque? Amate veramente Sandra? Perdonate la mia domanda, ma ho diritto di sapere. Sì, l'amo. E questo amore mi ha fatto ritrovare me stesso. È per Sandra che volete battervi al nostro fianco? Non soltanto per lei. Odio i tiranni. Allora mai causa fu più giusta della nostra. Sandra è la legittima erede del Ducato di Doruzza. Come? Tua figlia sarebbe? Non è mia figlia. 20 anni fa ero un soldato di ventura senza coscienza né scrupoli al servizio del Duca. Per questo ti stava impiccando? No, non mi ha riconosciuto. In tanti anni un uomo cambia molto. Julian era soltanto un signorotto ambizioso, cugino della legittima duchessa di Doruzza. Costei, rimasta vedova, si lasciò circuire da Julian e lo sposò. Dal matrimonio nacque una bimba, Isabella. E Sandra? Era figlia di primo letto. Aspettava lei la successione al ducato. Per questo il duca mi incaricò di sopprimerla. E tu accettasti? Portai la bimba in cima ad una scogliera, la presi in braccio per gettarla in mare. In quel momento la piccina ignara mi cinsì il collo con le sue braccine e mi baciò. L'ho allevata come se fosse mia figlia, tacendole la verità. Questo deve essere un segreto fra noi. Non voglio che Sandra possa sentirsi infelice nella sua attuale condizione. Sta tranquillo, non parlerò. Ma se un giorno potrà riprendere il suo posto, non mi importa di perderla, perché avrò detto la verità e riscattato i miei peccati. Non la perderai, ne sono certo. Grazie. Tieni, Enrico. Questo è l'editto di requisizione del bestiame. Agisci con fermezza. Come sempre, non dubitate. Bene. Non bisogna avere pietà. Il conte di Santa Croce è tornato. Ah. Finalmente. Cesare, siamo stati molto in ansia per voi. Questo è il più gradito bentornato che potessi ricevere. Duca, accomodatevi.
Ebbene, conte, dov'è il vostro dono di nozze? In alto mare, duca. Sapevo che avreste fallito. Non mi fraintendete. Voglio dire che la Venere dei Pirati è realmente in alto mare, con la sua nave. Sono stato a bordo 2 giorni e mi sono cattivato la sua fiducia. In che modo, Cesare? Voi suscitate la mia gelosia. Non ve ne ragione, Isabella. Si tratta di una specie di virago che deve l'appellativo di Venere al suo sesso, non alla sua avvenenza. Strano. L'immaginavo bella, con la chioma castana e gli occhi verdi. E che progetti avete ora? Come farete a catturarla? Ah, questo è un mio segreto, Duca Zulian. Rammentate i termini dell'accordo? Piena libertà d'azione e 10 giorni di tempo. Me ne restano ancora 4. Giusto. Scusate se non mi trattengo oltre. A domani. Buonanotte. Che ne pensate, padre? Forse riuscirà nel suo intento. È un uomo sorprendente. Non intendevo dir questo. Mi è sembrato di cogliere una nota falsa nel tono della sua voce. Beh, che cosa sospetti? Oh, nulla di preciso. Ma la sua descrizione di quella donna non mi persuade. Sarà bene tenerlo d'occhio. Con molta discrezione, naturalmente. Signor Conte, avrei una cosa da chiedervi. Vorrei farvi una domanda, piccola piccola. Beh, sentiamo, ma sbrigati. Voi mentite quando siete con Sandra o mentite quando siete con Isabella? E tu che ne pensi? Oh, io non ci capisco più niente, per questo mi sono permesso di chiederlo. Ma credi veramente di essere il mio consigliere? Non mi permetterei mai. Ma lo fai continuamente. E siccome sono d'accordo con te, d'ora in avanti giuro che mi rimetterò interamente al tuo giudizio. Sul serio? Un Santa Croce non mente mai. O quasi mai. Dimmi che dovrei fare. Sposare la duchessina Isabella. La legittima duchessina. Hai la mia parola di gentiluomo. Tu qui. Perché non è venuto Mirko? Volevo rivederti. Sandra, ascoltami bene ora. L'attacco è per la prossima notte. Tenterò di sbarazzarmi delle guardie al ponte levatoio. Di a Mirko che appena vedrà abbassarsi 3 volte un lume sulla torre di Ponente, si affretti a raggiungere le mura con tutti gli uomini. Ma è un rischio troppo grave, non voglio. Se ti accadesse qualche cosa, non io... Non mi accadrà nulla. Arrendetevi! Eccovi la Venere dei Pirati. Come vedete, ho mantenuto la mia promessa. Vigliacco! Traditore! Avanti! Miserabile! Mi hai tradita! No! No! Lasciatemi! I miei complimenti. Ma non c'era bisogno del vostro aiuto. Fra poco ve l'avrei consegnata io stesso al castello. Capitan Rico, il conte ha vinto la scommessa. Ve ne do atto. Vogliamo andare? Io ho potuto allontanarmi, ma il mio signore è sorvegliatissimo. Parla, che vogliono farne di Sandra? L'impiccheranno. Nella corte del castello, fra 3 giorni. Gico, Zanco, radunate gli uomini, presto. Bene. Se osano torcere un solo capello, raderò al suolo il ducato. 3 giorni soltanto. Dì al conte che attaccheremo dal mare e da terra. Manderemo staffetti in ogni villaggio. Il popolo non attende che un'occasione per sollevarsi. Animo, Mirko, distruggeremo quel covo di vipere o non sarò più l'albanese. La salveremo. Purché si arrivi in tempo. Alza bandiera! Svelti, pennagli da forca! Preparate i cannoni! Polvere micia in coperta! Pronti per salpare! Gabbieri, cogliete le vele! Orge e tiranno, tutti al castello!
riusciranno a sollevare la popolazione. Non è un'impresa facile, abbiamo poco tempo. Hanno già preparato la forca. Oh, ecco il nostro ospite. Tutti questi gentiluomini vogliono congratularsi con voi, mio caro Cesare. Priore, ho il piacere di presentarvi il Conte di Santa Croce, l'uomo che ha catturato la Venere dei Pirati. Mi compiaccio molto. Avete liberato il Ducato da un vero incubo. Non direi. I pirati hanno ancora le loro navi. Oh, un corpo senza testa è facile da smembrare. Narrateci dunque la vostra straordinaria impresa. Ve ne prego, preferirei non parlare. Oh, non siate modesto. Questi signori sono qui appunto per ascoltare la storia dalla vostra viva voce. Non è così, miei nobili amici? Saresti la donna che ha tenuto in scacco la nostra flotta. Alzati quando ti parlo. Ti ho detto di alzarti! Avrai poco da ridere quando penzolerai con una corda al collo. La morte è una liberazione per chi è costretto a vivere tra le infamie e i tradimenti. Ah, capisco. Alludi al Conte di Santa Croce. È stata una delusione cocente, vero? Ma cosa credevi? Che un nobile potesse insozzarsi con una come te? Vattene! Tu osi scacciarmi. Fuori! Fuori! Presto la tua bocca non parlerà più. Non ti resta che un sol giorno. In un giorno possono accadere molte cose. Hai ragione. Non ci avevo pensato. E non mi fu difficile darle convegno in una grotta poco distante dal castello. La Venere dei Pirati fu puntuale. Il duca intervenne con alcuni armati e questo è tutto. Molto ben congegnato. In fondo è stata abbastanza ingenua. E poi dicono che le donne sono molto scalde. Vi sembrate perplesso? Non trovate che la trappola sia stata abilmente tesa? Senza dubbio. Un vostro grande conterraneo, Niccolò Machiavelli, ha detto che il fine giustifica i mezzi. Tuttavia, da un punto di vista morale... Per carità, priore, non mescoliamo i principi morali alle vicende di una giusta lotta contro i pirati. Ma Isabella, com'è che non è scesa? Voi l'avete veduta, conte? No. Mi cercavate, padre? Il conte di Santa Croce è stato di parola. Ti ha fatto un magnifico dono di nozze. E io lo ricambio con un dono altrettanto bello. Signori, vi prego, venite tutti a vedere. Che significa? L'esecuzione era per domani. Infatti. Ci tenevo che vi assistessero i maggiorenti dei villaggi. Sì, ma perché prolungare l'agonia di quella infelice? Non potete farlo, Isabella. Chi lo dice? Non vorrete mandare a monte anche questa esecuzione? Aspettate! Padre, la condannata non può essere impiccata. Non ha ricevuto i sacramenti. Cesare, non capisco il vostro comportamento. Il conte di Santa Croce ha ragione. Se quella donna non ha ricevuto il viatico... Via, si tratta di una semplice formalità. No, signor Duca. È un suo diritto. È un nostro dovere. Ebbene, se è un dovere, tocca a voi compierlo. Ma vi prego, sbrigatevi. Spero che siate in grado di darmi una spiegazione. Non dovreste averne bisogno, poiché siete della mia stessa religione. Vi preoccupate della sua anima o del suo corpo?
prega con me. Pater noster, che sei in cielo, santificato il nome tuo, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, in terra, panem nostro quotidiano, da nobis hodie. Vai alla porta della cucina, corri! Fermatelo! Prendeteli! Venite, venite! Raggiungiamo i sotterranei. Concentrate il tiro sulla nave. Sì, signore. Fuoco! Fuoco! Popolari, è giunta l'ora della liberazione. Abbasso Zulia, seguitemi. All'assalto! Stanno attaccando dal mare. Mio Dio. E sono in gran numero. Anche i paesi si sono ribellati e assaltano il castello. Allora la situazione è grave. Padre, che ne sarà di noi? Coraggio, fratelli, coraggio. Unitevi con me nella preghiera. Sparpagliamoci, se no ci massacrano tutti. Avanti, venite. Sugli spalti. Ma li respingeranno. Ne sono certo. Non bisogna disperare. Andate, andate. Cercate di fare qualcosa. Ah.
riescono ad abbassare il ponte levatoio, è un'impresa disperata. Non dovevo fidarmi dei tuoi uomini. Dovevo andare io. Sono il sicario a cui affidaste l'incarico di uccidere la piccola Sandra, la tua figliastra, legittima duchessa di Doruzza. Maledetto, ti ha risputato l'inferno! No! Muori infame! Adesso espierai le tue colpe! Finalmente è giunta la tua ora! Fermati, Sandra! Non puoi! Merita pietà, lei non aveva per nessuno! È tua sorella. Che dici? Sì, è vero, Sandra. Io non sono tuo padre, ti spiegherò poi. Tu sei la vera duchessa di Doruzza. Vili! Voi mentite! Parla tu, sii onesto almeno una volta prima di morire. Quell'uomo non mente. Everybody!
padre mio. Isabella, perdonami. Andiamo! È sempre un rifugio in Dio. Amici, con la libertà trionfa anche la giustizia. Sandra è la legittima erede del ducato. Allora, devo sposare la Venere dei Pirati o la Duchessa di Doruzza?